Buonasera, bentrovati a TV7 Match, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa sera ritorneremo a parlare delle opere incompiute nel Veneto, soprattutto del Mose, parleremo dell'idrovia, parleremo della pedemontana, parleremo di tante belle cose, cercheremo di scoprire gli altarini che ce ne sono davvero tantissimi all'interno di queste opere incompiute, soprattutto da parte dei politici. Ne parleremo con i nostri ospiti di studio, ma soprattutto con voi da casa che potete intervenire telefonando o mandando messaggi. Inizio a presentare Elisa Venturini, sindaco di Casalcialugo, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Saluto Carlo Crotti, presidente dell'Associazione Salvaguardia Idraulica del territorio padovano-veneziano, Buonasera. grazie di essere con noi. Stefano Valdegabri, consigliere regionale, futuro popolare, grazie di essere Buonasera. con noi. Abbiamo l'avvocato Marco Alberto Zanetti, che è un avvocato di Ferdi Contribuenti, che ha seguito da vicino il Mose, è andato anche Buonasera. in televisioni nazionali a parlare di queste cose. Questa sera ce ne renderà partecipe conto anche in questa trasmissione. Attendiamo Gennaro Marotta, altro consigliere regionale Italia Valori, e saluto il professor Mano Case. Buonasera professore. Buonasera Giorgio. Allora, il titolo che abbiamo messo è puntata seconda del Mose, professore. Tutta la settimana tutti i giornali, quelli locali ma anche non, hanno parlato di questa vicenda del Mose, e ogni giorno si scopre un altarino diverso, ogni giorno si accorge che hanno mangiato tutti e tanto, ma la cosa più importante che ci si accorge, che poi andremo a vedere, è che questo Mose ci sono molte possibilità che non funzioni davvero bene. A parte questo, che c'è un dubbio abbastanza radicato, secondo alcuni ingegneri che hanno studiato il funzionamento di questo Mose. Poi c'è un altro aspetto che non si sa esattamente se il materiale impiegato e applicato alle paratie che fermano l'acqua sia idoneo alla funzione. Secondo i collaudi che hanno fatto, sembrerebbe di no, ma sono collaudi che sembra siano stati, che siano spariti. Quindi il problema non è finire il Mose, il problema è vedere se il Mose funzionerà dopo. E quindi la responsabilità non finisce sulle mazzette, ma finisce se il Mose non dovesse funzionare, dovesse rompersi e la manutenzione fosse troppo elevata, il danno si procrastinerebbe per anni. A parte questo, uno degli aspetti più strani di questa vicenda è che sia successo tutto questo in tutti questi anni e che nessuno se ne sia accorto. Ripeto, prego. No, perché lo dicevo prima a Valdegabri, prima di entrare in studio. Ma voi che eravate in regione, mi ha detto non è compito della regione il Mose, è un compito No, che viene spiego. deciso a Roma, insomma, più o meno. No, volevo No, interrompere, è poi Roma dove? vengo. No, era perché era sul ragionamento del professore che nessuno se ne è accorto tutto qui. Sì, ma mi sembra un po' strano perché essendo partito un appalto da 1 miliardo e 500 milioni è cresciuto nell'arco di pochi anni a 4 miliardi e mezzo oggi, a fine Mose si presume siano 5 e 5. Io ho impressione che non basteranno. Perché finito il Mose bisognerà demolire tutte quelle strutture che sono servite a costruire il Mose e quindi ci vorrà ancora centinaia, forse migliaia di miliardi di euro. Ma quello che è importante è capire come è avvenuto questo meccanismo, perché nessuno se n'è accorto. Allora, se io vado a comprare una casa e mi dicono costa 150.000 euro e poi alla fine la vado a pagare mezzo milione, mezzo miliardo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E questo non funzionamento era uscito più volte, se n'era parlato, però nessuno si è mosso. Abbiamo visto poi il meccanismo che sottendeva questo intrigo, praticamente tipicamente Veneto, ma quello che sorprende di più è che non ci saremmo meravigliati se fosse successo in Sicilia o in Calabria, ma invece è successo nel cuore del Veneto, dove i veneti dicono che qui il livello di onestà è sicuramente diverso rispetto ad altre regioni. L'altro aspetto è che questa indagine, questo meccanismo del Mose sembrerebbe quasi una cipolla. La parte esterna, diciamo, è stata
scoperchiata, è stata aperta, è stata tolta, ma sotto c'è un altro strato e bisogna vedere sotto questo strato cosa c'è, perché poi probabilmente ce n'è un altro ancora, perché la differenza tra 1,5 miliardi e 5,5 miliardi ce ne passa e la curiosità è molta. È vero. Vabbè, allora andiamo con ordine, Sì. andiamo a vedere, ricostruiamo un attimino con dei filmati anche non giovani, uso quest'anno, però ricostruiamo un po' la storia del Mose. Andiamo a vedere il primo contributo che ci racconta un attimino i cassoni del Mose, come soltanto perché la gente capisca davvero come funziona, glielo incrucheremo nella testa per capire come deve funzionare questo Mose. Se la regia mi è di aiuto, andiamo col primo servizio e andiamo a vedere come funziona tutto questo grande opera, questa grande opera che deve essere terminata entro l'anno 21. Andiamo. I cassoni del Mose sono grandi come palazzi, sono 26 e saranno disposti nelle tre bocche di porto della laguna. Al loro interno saranno alloggiate 78 paratoie, il sistema di barriere a difesa di Venezia dall'acqua alta. L'opera viene realizzata dal Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico del Ministero alle Infrastrutture. Dentro ci sono una trentina di imprese. Le principali sono, oltre alla Mantovani, Grandi Lavori Fincosit e Condotte. Il costo del Mose sarà alla fine di 5,5 miliardi di euro. Eppure all'inizio doveva costarne solo 1,5. I soldi del Mose, scusi, sono gestiti da delle imprese che hanno questi soldi senza fare una gara, giusto? Il governo riesce realmente ad avere un controllo? Cioè su come questi soldi vengono spesi? Come tutte le grandi infrastrutture, questi soldi e questi fondi passano attraverso meccanismi di controllo che consideriamo adeguati. C'è terminato il filmato, però ha detto chiaramente, passa, ha detto, controllato tutto, passano attraverso dei sistemi di controlli dove a Roma viene controllato tutto, cosa che non ci sembra, insomma, per quanto... Innanzitutto, come è stato precisato nel filmato, il Mose è un'opera in concessione, è un'opera dello Stato data in concessione a un consorzio privato. Saluto Gennaro Marotta, consigliere regionale Italia e Valori, grazie se con noi Gennaro. Buonasera a lei, buonasera a tutti, sì, scusate il ritardo. In concessione a un consorzio privato in tempi molto remoti, in base a una legge ancora, il Mose mi pare degli anni 80, ancora la legge che gli doveva cercare di salvaguardare la laguna di Venezia. E questo processo privato, dicono quelli che è stato fatto a suo tempo per evitare di fare una gara europea che avrebbero vinto naturalmente gli olandesi o altri, e mantenere il lavoro all'interno del Veneto in questa regione. Dicevano chi c'era a quel tempo, che non c'ero. Sta di fatto che questo processo privato poi si è dimostrato era un meccanismo chiuso dove ovviamente che doveva controllare i lavori del Mose, prima di tutto c'era il magistrato Le Acque, che è un organo nominato dal ministro. Quindi vuol dire che c'è un governo, uno Stato che ha commissionato l'opera e controllava e vigilava sull'opera. Poi l'opera aveva bisogno di autorizzazioni in regione, ecco quindi cosa c'è, valutazione di impatto ambientale, valutazioni varie, ecco che quindi c'entra anche la regione, ma c'entra in quanto ente che ha autorizzato, quindi chi, gli assessorati preposti, che hanno approvato la valutazione, che hanno seguito l'iter, eccetera. Sta di fatto che all'interno del Mose, c'è... Chiaramente, perché è emerso chiaramente che era un mondo blindato, che chi doveva fare i controlli controllava, però non controllava, cioè era corrotto al pari di quelli che dovevano essere controllati. Quindi c'era una commissione dove un magistrato ci ha impiegato 6 anni, un magistrato quindi con intercettazioni con questo o l'altro stato, arrivare a ricostruire la corruzione nel Mose. Figurati un cittadino qualsiasi, un consigliere regionale che lo vedeva, cioè, si parlava del Mose, Ma il magistrato Le Acque il magistrato, sapere... no, magistrato della magistratura, non il magistrato Le Acque, che no, era ma quel complice. Magistrato Le Acque poteva sapere qualcosa. Cioè, ma sapeva benissimo, perché non poteva non sapere, perché era, ma difatti era corrotto, era nel sistema di corruzione. Allora, vediamo se filmato, perché poi è oggetto di continuazione del ragionamento che sta facendo Valdegambri, poi sentiamo tutti. Andiamo a sentire invece il magistrato delle acque, cosa è successo in quel periodo. Uno è stato Caribosso, uno. Allora vediamo subito, andiamo a vederlo. A controllare sui lavori del Mose, per conto del Ministero alle Infrastrutture, è il magistrato alle acque di Venezia. Fino a settembre del 2008 è stato presieduto da Maria Giovanna Piva.
Le cerniere servono per aprire e chiudere le paratoie. Ho considerato che le cerniere avessero chiuso la mia esperienza lavorativa a Venezia. Il progetto definitivo del MOSE prevedeva di usare cerniere realizzate con la tecnica della fusione. Strada facendo, però, il Consorzio Venezia Nuova cambia idea. Le cerniere devono essere in lamiere saldate. La Piva chiede allora le ragioni del cambiamento. Ritengo che i soldi dello Stato debbano essere chiaramente spesi nella maniera più oculata possibile, perché dopo aver fatto questa sperimentazione, anche costosa, procedevamo con un intervento diverso. Quindi io ho chiesto aiuto al professore, appunto, esperto in metallurgia per avere un conforto tecnico. Secondo il parere dell'esperto richiesto dalla Piva, le nuove cerniere saldate scelte dal consorzio rischierebbero il grippaggio. Dopodiché invece io ho avuto un inaspettato trasferimento al provveditorato dell'Emilia Romagna e Marche, quindi con il 30 settembre si è chiusa la mia esperienza lavorativa al magistrato Le Acque. Il ministro riteneva di fare questa sostituzione, allora? Matteoli. Riteneva di fare questa sostituzione anticipandola alla naturale scadenza del contratto, che sarebbe stata appunto a gennaio. Cioè, mi è stato detto: guardi, lei adesso può andare a Bologna, che in fin di conti sono 2 ore di viaggio da casa sua. Se lei insiste a stare dove sta e aspetta che scada il contratto, non è detto che vada a Bologna. Quindi della serie, potresti andare a Palermo. Questo gli ha detto il ministro. Ha risposto da solo a una situazione. Quindi, sembra grave come... Chiunque, questo per dire le convivenze, le connivenze a tutti i livelli, vuol dire che chi il committente, chi controllava, era d'accordo con chi poi gestiva, diciamo, la truffa. Quindi c'era poi chi doveva controllare la finanza, c'erano i servizi segreti, oppure un magistrato che faceva l'indagine ha detto, aveva le chiavette in mano e ha detto che io a un certo punto dubitavo su me stesso. Per dire, perché c'era addirittura entravano negli uffici e vanno a mettere i documenti, cioè c'era un sistema complesso che a un cittadino qualsiasi, a un amministratore qualsiasi, era praticamente impossibile a capire. Tanto che perché c'erano tra l'altro delle competenze tecniche che hanno valutato. Ma come è stato scardinato solo ora? Io non capisco come, perché c'è stata una magistratura che con calma, con 1000 difficoltà, 6 anni e 7 di indagine. Cioè non è legato un giorno, non è un'impressione, quindi è chiaro che perché c'era un sistema che era di complicità reciproche che proteggeva, che diventava che chi controllava invece di controllare faceva qualcos'altro. Marotta, e la politica che ha, su questo concludo il ragionamento, su questo c'è una grande responsabilità, perché sul MOSE c'è una responsabilità politica che credo che pochi a livello nazionale, perché qua era un rapporto anche di forze politiche tra destra e sinistra che erano d'accordo sulla questione, sapevano quello che succedeva, perché i ministri che erano lì, tutti i ministri dei lavori pubblici, non credo ne sia neanche uno che non sapesse come andavano realmente le cose. Allora, nella ricostruzione dei fatti, stiamo quasi ricostruendo un attimino la storia di questo MOSE, succede che viene dato l'appalto, se lo prende Venezia Nuova, poi il magistrato viene cacciato via, tu non fai più per noi, rompi le scatole, mettiamo... tutto questo potevano fare comodamente questi politici o chi prendeva queste decisioni, i potenti, uso questo termine, chi dirigeva il consorzio poteva farlo liberamente, era dall'alto qualcuno riparava ogni mossa. Vi siete fatti un'idea perché succedeva questo? Tutti sapevano, ma tutti non sapevano. Ma guardi, intanto bisogna distinguere tra... Io non difendo nessuno naturalmente, ognuno deve difendere se stesso e le responsabilità penali sono personali. Ma per dire che comunque sia, io ho visto un gioco al massacro sul fatto si sapeva, non si sapeva, ma voi, l'ho sentito anche prima mentre aspettavo fuori di entrare, voi che siete regione sapevate, sentivate... Lei sa bene che tra sapere e sentire è ben diversa la cosa, nel senso, il sapere, se io ho una notizia di reato certa, come credo anche l'amico Valdegaber, se abbiamo una notizia di reato certa, mi permetta, io prendo, vado dal procuratore della Repubblica, gli porto la notizia di reato, cioè le prove, e dico questa è una situazione che va seguita da te come procuratore. Ma se io ho delle voci, come faccio ad accusare le persone se non dopo prendersi anche
io credo anche giustamente, una denuncia per calunnia o per diffamazione da una persona che si sente diffamata, è come se lei mi desse il ladro e non ha le prove, io la porto in giudizio, lei, il giudice gli chiede scusi mi tiri fuori le prove, lei ha dato del ladro a Marotta e adesso tiri fuori le prove, se non tira fuori le prove sarà condannato lei, non chi viene... Allora, questo intanto per mettere i puntini sulle i, perché ho sentito molti anche politici che si sono subito buttati a capofitto, ecco era un sistema marcio di qua di là eccetera eccetera, senza contare che lei ha fatto vedere la signora Piva che mi risulta che abbia avuto qualche problemino anche lei, cioè è stata rimossa da Matteoli che è anche, Da quello che si evince dalle indagini della magistratura si evince che anche il ministro Matteo, quindi io non voglio dire che era una guerra tra bande, ma poco ci manca, perché comunque sia gli interessi di questi personaggi erano notevoli, però da quello che scrivono i giudici, da quello che hanno scritto i procuratori, io ritengo che ci sia da fare un ragionamento politico che è sicuramente impostato sul fatto che queste opere non è più possibile pensare di lasciarle a concessionari unici. Io capisco la ratio di allora, lasciamo il lavoro che sia Veneto, che sia di aziende venete, ma poi si è visto, come ha già anche confermato l'amico Valdegamberi, è praticamente stato un circolo chiuso, ragion per cui lavoravano sempre gli stessi e non è che lavorava il Veneto, lavoravano alcune aziende del Veneto e consociate. Questo non vuol dire, non può essere e non potrà più essere. Sicuramente il consorzio, secondo il mio modesto punto di vista, ha finito. Cioè, secondo me, qua lo Stato deve prendere anche atto che non è una situazione ancora procrastinabile. È come, hanno fatto un esempio banale in televisione, altri non io, hanno detto ma scusa se tu vai da un idraulico, cioè l'idraulico ti viene a casa, ti rompe i tubi, invece che metterti a posto, ti rompe i tubi, ti chiede il doppio di un idraulico, di un altro idraulico, cosa fai? Continui a chiamare quell'idraulico e a pagare quell'idraulico il doppio di quello dell'altro? Cioè, non sta né cielo né terra, facciamo gare europee, bandi europei, chi vince vince, però almeno avremo la certezza che saranno rispettate le procedure. Come strategia dal lavoro in Italia, se la cosa fosse stata data corretta, non era una brutta idea. No, assolutamente no, ma si vede che in Italia non siamo ancora pronti, culturalmente pronti a questo tipo di battaglie, di questo tipo di assegnazioni. Prego Carotti. Io credo però che come metodo bisogna andare prima delle cose che lui ha detto, cioè chi è che ha politicamente deciso che il Moses aveva da fare, indipendentemente da quello che era poi il progetto? C'erano state, questo è un articolo di Cacciari sull'Espresso di oggi, lui diceva guardate che noi altri abbiamo fatto 20 anni di battaglie, ci sono tutta una serie di valutazioni, di studi, di ingegneria eccetera, che avevano dimostrato già allora che la cosa non stava in piedi, che i cassoni non avrebbero funzionato. C'è stata una scelta politica da parte di un certo primo ministro. Lui ha detto che è Prodi. E quindi già là si vede che c'era un connubio destra-sinistra. Sì, però mi permetta di intervenire su quello che sta dicendo. Guardi che io quando ho cominciato a fare politica mi sono imbattuto subito sul problema Mose, no? Sulla questione Mose, da veneziano, quindi anch'io sono stato a sentire le varie campagne. Guardi che a ogni studio che diceva, ogni scienziato, ogni esperto che sapeva, che diceva che il Mose non andava bene, ce n'erano altrettanti all'altra parte, scienziati, esperti, eccetera, che dicevano che era un'opera assolutamente inderogabile. Quindi io mi sono permesso di interrompere per dire che lei ha ragione, Cacciari ha detto così, però secondo me insomma, il verbo di Cacciari non è il verbo certo. Di Dio. Vabbè, però a un certo punto il tempo, la verità viene fuori col tempo, la verità sta venendo fuori che a cominciare dalle stesse giunture, i giunti che non funzioneranno, perché questo è quello che dice la metallurgia. Ma non l'abbiamo ancora visto, cioè all'opera sarà quando sarà finito al 100%, spero sinceramente che funzioni. Il progetto prevedeva un certo tipo di... Il progetto prevedeva un certo tipo di applicazione, è stato cambiato e lo ha detto prima. Sì, quella... Prego Crotti, che poi nel suo... Prego.
Sì, io poi tra l'altro qualcun altro è venuto fuori e probabilmente non vorrei trovarmi nella condizione di una marea come quella del novembre 66 a vedere i cassoni che vanno in armonica e che poi si sfasciano, come capita per i ponti quando sono fatti male. E glieli portiamo a casa di Mazzacurati dopo. Beh sì, insomma mi sembra un po' tardi andare dopo. Ha ragione. No, io l'unica cosa per la quale io, come dire, non è che guardassi con simpatia, ma l'idea che ci fosse una barriera, che secondo me avrebbe dovuto essere un qualcosa di reversibile da fare in progress pian pianino, come ha sempre fatto la Repubblica di Venezia. Cioè si fa qualcosa nel tempo ed erano stati presentati dei progetti, lei si ricorderà probabilmente la storia. Quindi prima di tutto, quindi, secondo me, è da dire che è stato violentato un metodo che la storia aveva sempre valorizzato, che aveva sempre permesso a Venezia di sopravvivere a tutti quanti i suoi problemi. Questa è la prima cosa, e la scelta è stata politica, ed è una scelta che ha travalicato la destra e la sinistra. E quando anche chi sta all'opposizione fa le stesse cose di chi governa... Quindi c'era un accordo a monte, dai. Insomma, ma è un accordo che dura da 20 anni, ed è un accordo che poi si riproduce sul territorio veneto, guarda il caso dell'idrovia con la camionale e di tutte quelle altre scelte che sono state fatte sempre a favore di un certo modello di sviluppo a danno di un altro. Questo secondo Speriamo me è una che cosa... che sull'idrovia invece ci sia qualcosa di, dopo ne parliamo, di più fattibile dopo ne Ma parliamo. Questo regionale. Peraltro, se mi posso permettere, non va... Volevo finire un attimo. Chiedo scusa. Perché io in qualche maniera sono sempre stato favorevole ad un'idea di uno sbarramento, a una chiusura della laguna. Perché? Perché sbarrando la laguna tu hai la disponibilità di uno spazio d'acqua dove andare a scaricare le acque in più che tu devi inevitabilmente indirizzare sull'idrovia perché... Brenta e Bacchiglione non hanno la capacità di sopportare piene come quelle del 66 e quindi l'idrovia che si indirizzava sulla laguna però con un Mose che si alza quando ci sono le alte maree in teoria permetteva di scaricare delle acque che altrimenti non sapevi dove mettere perché se oggi come oggi ci trovassimo come nel 66 tu hai una marea da 1,90 m in piazza San Marco e l'acqua del Brenta e del Bacchiglione non la scarichi. Mentre con il Mose tu potevi in qualche maniera dire ho un bacino e dal Paos aveva calcolato che per volumi d'acqua paragonabili a quelli del 66 l'idrometro alla punta della Salute non si sarebbe alzato più di 5 centimetri. Allora, proprio nel ragionamento che faceva Carlo Crotti, andiamo a sentire gli ingegneri che hanno costruito, che hanno ideato questo tipo di Mose. Sentite cosa dice uno di questi. Alla Piva subentra Patrizio Cuccioletta. Nonostante il parere tecnico non fosse confortante, viene dato il via libera alle cerniere in lamiere saldate, scelte dal consorzio. Si parte così con il prototipo. Il risultato di questo primo prototipo si è manifestato proprio quel grippaggio che il consulente tecnico aveva preconizzato 2 anni prima. Se si voleva andare avanti con la lamiera, come ingegnere, come tecnico, io dovevo dire dobbiamo essere tranquilli, perché questa cosa, su questa cosa si gioca tutta l'operazione Mose. Non possiamo rischiare sulle cerniere. Fellin espone il suo parere al nuovo magistrato alle acque, Cuccioletta. Lui manifestò una grande insofferenza per questa mia uscita, arrivò anche un po' a parole forti nei miei confronti dicendo che non era opportuno che io parlassi di queste cose. Io non ho mai preteso di essere un esperto metallurgo, tanto è vero che era il suo esperto metallurgo che diceva le stesse cose che dicevo io, però stava zitto. E io sentirmi dire che si doveva andare avanti come lui decideva e voleva l'unanimità dei presenti, a questo punto io non voglio essere coreo. Vabbè, avete sentito il ragionamento, abbiamo... è veramente fa impressione vedere queste intimidazioni, chi viene lì che tecnicamente dice non va bene, lei guarda, stia attento come parla, guarda, queste minacce, poi diciamo della Calabria, della Sicilia, ma veramente è veramente preoccupante. Ma il ruolo del magistrato alle acque, ecco, io mi sono stupito che ci sia, non ho capito bene se l'idea o se effettivamente sia stato completamente smantellato come ente. Per me è aberrante che Venezia e la sua laguna non abbia un... dello Stato
della natura della laguna, perché è gravissimo questo, cioè, c'è la necessità che ci sia un organo in grado di controllare tutti quelli che sono gli aspetti relativi all'utilizzo della laguna, alle modalità con cui vengono fatti gli interventi e quant'altro. È come dire, siccome hanno arrestato il generale della Guardia di Finanza proprio in quelle che sono le indagini del MOSE, allora eliminiamo la Guardia di Finanza. Avvocato Domani, nel vedere l'intervista al magistrato Le Acque, che dopo che aveva avuto dei problemini, nel sentire questo magistrato degli ingegneri, e tutti hanno contestato. Ma viene sangue freddo a sentire. Mi domando, ma l'ha fatto anni fa? Mi domando, nessuno è intervenuto per bloccarlo, per verificarlo, per controllare questo consorzio di Nuova Venezia? Cioè, nessuno è intervenuto, tutti lo sapevano e nessuno ha detto qualcosa. E questo è un altro punto focale, ovvero sia nel momento in cui si ha notizia, ma anche una parvenza, cioè quando prima si parlava del fatto che io non vado a denunciare nessuno perché ho timore che poi ci siano delle controquerelle per diffamazione e quant'altro. Allora, io vado a denunciare il fatto, espongo quelle che sono le mie ragioni, certo. Poi sarà la magistratura che si dà da fare per trovare una soluzione. Sì, no, cioè, mi scusi, stiamo parlando comunque di enti controllori, qua il controllore del consorzio doveva essere almeno in parte il magistrato alle acque. Certo, ma non per questo lo dobbiamo abolire. Acque, no, signore lì, assolutamente. È il controllore nominato da un ministro. Ma noi non stiamo dicendo di eliminare il controllore magistrato alle acque. Però purtroppo si è fatto, dopo 1100 anni di storia. Ci siamo resi conto adesso, perché tutti quanti scopriamo che massimi dirigenti del magistrato alle acque di Venezia erano dentro nella rete, cioè dalle carte dei procuratori, cioè effettivamente c'era una rete di malaffare, sarà provato senza ombra di dubbio, che credo rimaniamo basiti tutti quanti. Altra cosa è, mi scusi avvocato, però di tutto, al di là del basito, io vorrei che poi al termine di questa emissione magari qualcuno a casa avesse l'idea chiara che questo MOSE sia funzionante davvero, non sono in grado di dirlo. No, perché dall'ingegnere che abbiamo avuto ospite di tele nelle puntate precedenti ha fatto un ragionamento, ha detto le cerniere devono essere fatte bene, quindi non dovrebbero esserci problemi, però ha fatto capire, lui lo metteva soprattutto al lato di costi altissimi, che si poteva farlo risparmiando e con maggiore efficacia dal lato manutenzione, anzi senza spendere soldi. C'è anche qualcuno che ha detto, non so chi sia, ma probabilmente un ingegnere straniero che ha valutato il progetto MOSE. Sappiamo che le barriere sono immense, non so che dimensioni abbiano, ma hanno una distanza, sembra abbiano una distanza tra di loro di soli 15 centimetri, che significa che se sono alte 30, 40, 50 metri dalla base alla punta, basta che ci sia un'oscillazione di, non dico pochi centimetri, ma pochi millimetri che va a toccare, poi vanno a toccare le punte. Se lo dice lei, rispetto con l'avvocato, l'ingegnere lo saprà. Non mi permetto di fare. Voglio dire, l'ingegnere l'avrà preparato in maniera corretta, che sia funzionato. E poi ricordiamoci, ci sono i barchini della laguna che se stanno 2-3 mesi fermi si riempiono di barbe, di cozze, di tutto. Io non so cosa possa succedere lì sotto. Ma lì c'è una forza tale nel sollevamento che questa paratia tritura un po' tutto. Il problema è che le paratie sono staccate tra di loro e sono troppo piccole, per cui se arrivano delle onde continue e costanti entrano in oscillazione, entrano in risonanza e quindi rischiano di essere divelte dal movimento una vicino all'altra. Quei 15 centimetri che diceva lei prima sono quelli che consentono e sono troppo pochi e quindi possono influire sulle paratie vicine e quindi creare una risonanza che poi determina lo sfascio del MOSE. Questo naturalmente in situazioni particolari, come succede nei ponti. Si studia un sistema, si calcola la risonanza, che c'è sempre, su tutte le strutture di ferro c'è la risonanza, ma si tende a portare risonanza fuori di quelli che sono i limiti normali praticati per il passaggio di un ponte o cose di questo genere. Ma quello che nessuno ha certezza, per cui nessuno può andare in Procura della Repubblica di andate a cercare perché sento profumo di qualche tipo, però io credo che la politica abbia un'altra funzione, che è quella di esporre e pubblicizzare una situazione che è parossistica.
se una struttura che parte con un costo di 1,5 miliardi arriva a 5,5 miliardi, e non ho sentito uno, solo un politico, il più piccolo che ci sia, il più grande che ci sia, che dice come mai abbiamo quintuplicato il prezzo. È questo che mi meraviglio, ma è la, questo è la, la critica politica è accettata dal magistrato. Non devo andare a denunciare, lui ha rubato. No, c'è qualcosa che non funziona, perché a questo punto una previsione di spesa può superare il 10, il 15, il 20%, ma 5 volte, 4 volte tanto è impraticabile. Senza contare che finito il MOSE ci sarà il costo della demolizione di tutte le strutture che sono servite per costruirlo. E non solo. La manutenzione, perché la manutenzione costerà centinaia di milioni. Esatto. E quello, allora, sarà il problema, il punto, credo, più grave, dopo ormai che l'opera aspetto, è fatta. L'altro aspetto è che tipo di... Normalmente quando si sono, girano delle mazzette, perché la cosa non finisce con la mazzetta, è limitativo, no? Il danno che ha procurato tutto lo andamento non è soltanto imputabile agli ingegneri, perché sono state proposte varie soluzioni ed è stata scelta scientemente una determinata soluzione. Non solo, ma non è stato portato a livello di prova della funzionalità del MOSE, che è la che si poteva fare, cioè accettiamo questo progetto, lo portiamo fino in fondo, ma prima di cominciare a costruirlo andiamo da istituti preposti che possano creare un modello e misurare la capacità che ha questo MOSE. Allora, questo è stato fatto. E l'istituto francese ha detto che il MOSE non sta in piedi. Ma come mai non è stata presa posizione in questo momento in cui degli ingegneri super partes hanno detto che il MOSE non funziona? È questo che mi domando. Certo. Chi ci tutela? Prima, sul ragionamento che sta facendo il professor Manocato, prima di farlo intervenire, poi vuole intervenire anche Crotti, perché il tema è importante. Proprio da questo ragionamento, perché nessuno è intervenuto? Cerchiamo di capirlo, andiamo a vedere questo contributo. E anche da Tetis, una società di ingegneria veneziana, il cui socio di maggioranza è il Consorzio Venezia Nuova. L'amministratore delegato è Maria Teresa Brotto. Lei da tempo però lavora per il consorzio. Da oltre vent'anni. Che ruolo ha esattamente? Io sono il responsabile dell'area tecnica del consorzio Venezia Nuova. Lui invece è Daniele Rinaldo, è il coordinatore del comitato organizzatore dell'America's Cup. È il marito di Maria Teresa Brotto, ma soprattutto è il titolare di uno studio di ingegneria che svolge numerosi lavori per il consorzio Venezia Nuova. Mi chiedevo se... Era poi sua moglie che le affidava i lavori, questo mi chiedevo. Guarda, io lavoro da molto tempo, lavoro per un sacco di amministrazioni della Regione Veneto. Non l'imbarazza questa cosa che no. Ci sia sua moglie nel consorzio, no, e per Tetis? Io non sono nato con lei, lavoro, lei non è nata con me, abbiamo fatto due carriere parallele. Il fatto che suo marito abbia dei lavori da parte del consorzio di Venezia Nuova, visto che lei appunto è sia nel consorzio che in Tetis, anche qua, secondo lei è opportuno? Non capisco cosa mi voglia chiedere, perché... Certo che è opportuno, è uno dei migliori studi di ingegneria idraulica della zona. È un conflitto di interessi continuo, ma è talmente radicato che alla fine uno dice non c'è più il conflitto, sono tutti d'accordo. La direzione dei lavori è affidata a Tetis, che è controllata dal consorzio e quindi da Mantovani. Il controllore, cioè Tetis, è controllato dalla stessa impresa. La chiave di volta poi è la Brotto, che è direttore del consorzio e quindi dipende da Baita come consorzio e dipende da Baita come Tetis. Cioè, non c'è neanche un conflitto di interessi qua, l'interesse è unico. Per Tetis lavorano anche la figlia di Cuccioletta e quella di Mayerl, che è il vicepresidente del magistrato alle acque. È vero, la figlia di un ex presidente del magistrato alle acque lavora in Tetis. La figlia si è laureata in ingegneria con 110 lode. Posso dirle una cosa, averne di ingegneri così. La presenza delle figlie di questi, diciamo, dirigenti mi garantisce che il magistrato alle acque resta comunque obiettivo nelle sue scelte. Assolutamente sì. Sei parenti del dei dirigenti del magistrato alle acque lavorano per il consorzio. Questo, per quanto è legittimo,
È opportuno secondo lei o no? Metta per iscritto tutto quello che lei considera inadeguato, perché è nostro dovere andare a fondo. Sono il gondolier, mondo è avvenino e serremo in forto e a sigoia, come se il gioco dei basi. Sono il gondolier che ancora in mare vedondo e a giusto a curare vede mi fa su andare a gondola. E Venturini, siamo all'inizio, ma mi sembra sia significativo questo contributo nel capire tutte quelle persone che abbiamo visto, compreso, come diceva il magistrato alle acque, che l'hanno mandata via, doveva andare a Palermo, anche lei per quell'ospedale di Mestre ha preso la mazzettina ed è stata condannata, quindi qui sono stati condannati, quindi sono accuse che possiamo fare perché sono già state fatte. Sì, al di là dell'aspetto tecnico del funzionamento del MOSE, che è sicuramente una questione rilevante, a me la cosa che preoccupa è il messaggio e l'immagine che si dà della parte amministrativa e politica di chi svolge un ruolo pubblico. Si dà l'idea che veramente la classe politica e gli amministratori siano corrotti e ci siano solamente raggiri, ci siano forme di corruzione. In realtà a fronte di questi esempi ci sono centinaia di persone sui territori, nei comuni, che veramente con spirito di servizio fanno il loro lavoro e cercano veramente di agire nell'interesse della loro comunità senza corruzione. Anche perché, ritornando al fatto dei controllori, io sto pensando ai comuni, abbiamo centinaia di regole legate all'amministrazione trasparente. Adesso abbiamo la normativa anticorruzione, siamo controllati in tutto, anche le virgole. I nostri bilanci sono controllati dalla Corte dei Conti, ogni nostro passaggio deve essere pubblicizzato, dobbiamo pubblicare su internet, quindi è tutto sotto controllo. Viene chiesto ai comuni la massima trasparenza. Dopodiché magari vai al Ministero e a noi chiedono la digitalizzazione, al Ministero sono ancora con la carta e penna. Questo cosa voglio dire? Che quando tu sei ad un livello più elevato e hai la possibilità di controllare, di decidere per gli altri, è chiaro che hai più margini di manovra. Quando tu invece sei controllato, sei di dimensioni più ridotte e devi osservare delle regole, è chiaro che cambia anche la prospettiva e quindi hai anche un regime diverso di condotta. Quindi secondo me è proprio una questione di avere, innanzitutto da un punto di vista culturale e etico, dei fondamenti, dei valori, dei principi. Dopodiché bisogna fare un sistema di controllo che permetta comunque di gestire anche grandi risorse, perché vediamo appunto che si tratta in relazione alle grandi opere pubbliche. Comunque dobbiamo avere un sistema di controllo che permetta di garantire la trasparenza e i vari passaggi che vengono fatti, possibilmente anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, di soggetti esteri che riescono a capire i vari passaggi che vengono fatti. Allora, in funzione di questo proprio della politica, oggi c'è stato un convegno a Padova in Palazzo di Giustizia dei magistrati tra i più importanti d'Italia. Cioè, abbiamo chiesto a Sandro Merz, un magistrato importante, cosa ne pensa della corruzione, della politica, degli affari loschi che ci sono e perché. Sentite cosa ci risponde ai nostri microfoni. La legge per definizione deve essere generale ed astratta, cioè deve mirare al bene comune. Si fa un codice penale per il bene comune. Allora in questo ventennio si sono fatte le leggi ad personam e infatti voi vedete qual è il risultato, che tre quarti dei ministri dei vecchi governi sono in galera perché hanno violato la legalità, ma hanno fatto di peggio, perché violare la legalità è uno degli aspetti. Hanno cercato con le leggi di creare una legalità illegale. Perché la legalità è illegale? Perché le leggi che sono in contrasto con la Costituzione sono nulle. Allora le leggi ad personam sono state tutte eliminate a una, ma nel frattempo i loro effetti si sono mantenuti. Guardate un attimo un esempio banale. La legge che ha abbassato la prescrizione ha consentito a tanti Marioli di godere della prescrizione, ma se la sono fatta loro.
In un paese civile non si sarebbe mai fatta una legge ad personam. Allora, anche questo governo, temo, quello attuale, ha questo vizietto. Sta facendo delle leggi sapendo che sono incostituzionali. Tanto i tempi di dichiarazione sono un anno e mezzo, due, ma nel frattempo la legge rimane. Quindi voi capite il gioco neanche tanto sottile, perché, ripeto, l'intelligenza è ben altra cosa dal fare questo tipo di leggi. La vera intelligenza... Non dovrebbe esserci ancora, non so perché era ancora avanti, chiedo alla regia se mi comunica, se è bloccato il filmato... No, ce n'era ancora, vabbè, ogni modo abbiamo sentito una parte, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. È quello che diceva praticamente il magistrato, che la politica riesce anche a cambiare le leggi in corso, Venturini, e a metterle a proprio, diciamo, è proprio il concetto che esprimevo prima. Quando tu ti trovi a livelli, detto in maniera molto semplice, più bassi, tipo quello dei comuni, noi siamo controllati, abbiamo direttive da parte del Ministero, abbiamo una normativa da seguire, abbiamo la Corte dei Conti che ci controlla e siamo controllati su più fronti e abbiamo tutta una serie di obblighi. Dopodiché a livelli più elevati, penso ai ministeri, sono loro che decidono che cosa noi dobbiamo fare e di conseguenza hanno più possibilità di manovra, ma funziona sempre così. Però non so, allora, dice, ma è possibile che nessuno se ne è accorto nel particolare del MOSE, ma nessuno se ne è accorto. Ma se ne sono accorti, sì. Ma i partiti, ogni campagna elettorale prendevano una fetta di soldi del MOSE, tutti i partiti a Roma, ecco, lo sapevano benissimo, ma se è chiaro, Roma è un sistema blindato, che non decidono che loro chi va a Roma. Decidono addirittura chi va a Roma, e se va là una persona, e quindi le persone sono selezionate non per la loro onestà, capacità, eccetera, ma in quanto sono servili e sono funzionari ai loro capi. Ma se abbiamo posizioni di persone sedute in Parlamento che sono là perché hanno portato la borsa di soldi, ma li presi illegalmente, e altrimenti scalzando fuori altri, questi qua la facevano tutti i partiti là, c'era il primo posto in graduatoria, non lo prendi per merito. Cioè, questo è la cosa che meraviglia, è che nessun segretario di partito nazionale sia stato in piedi di dire: guarda, lì è responsabilità in parte anche mia, perché tutti lo sanno, perché l'ha dichiarato Baita stesso, l'ha dichiarato che finanziava le campagne elettorali di tutti i partiti nazionali, ha fatto nome e cognome di tutti i partiti, e questi qua nessuno sapeva niente, ma chi ci crede? Sapevano tutto, era così congegnata bene e così tutelata che tutti avevano un pezzo di convenienza a tacere. Questa è la realtà, e quindi ora è meglio che si alzino in piedi e si dicano: abbiamo sbagliato tutti, ci dimettiamo fuori dalle scatole, e non facciano i santerelli che ne cadono alle nuvole. È come quello che ci troviamo all'Expo, il signor Greganti dell'Expo, che è già molto noto di anni fa, ma era lì per conto proprio o era lì per conto terzi? Certamente non era lì per conto proprio, non è che uno si inventa, lei si inventa, va là, comincia a dirigere i lavori, tu fai questo lavoro, tu fai l'altro, tu dammi questo, io ti passo quello là. Ma dico, scusa, ma lei chi è? Ma fuori questo dalle... sistema ci è il sistema sempre... perché è tutelato da un partito nazionale. E quando il segretario del partito dice fuori Coroti, ma scusa, ma la settimana prima era là con la borsa di soldi che gli ha pagato la campagna elettorale con il segretario lì? Ma siamo meno ipocriti. Le cose no, chiedo, avvocato, andremo avanti sempre su questa falsariga, perché fra un paio d'anni verrà fuori qualcos'altro, già si parlava che avevano finito i soldi e dovevano già cominciare a succhiare per l'ospedale di Padova. No, è già venuto fuori sulla questione delle carceri, non so se ha visto. Sì. Ma c'è problema, un piano carceri che secondo il piano che era stato fatto dal signore che non so se è già indagato, inquisito, ma comunque si aveva fatto un piano rispetto a un precedente piano carceri, che costerebbe allo Stato 268 milioni in più per 9.000 posti nuovi, quando il precedente piano carceri prevedeva appunto 268 milioni di spesa in meno e prevedeva 70.000 posti in carcere. Quindi almeno adesso ci si comincia a interrogare. A capire qualcosa. Avvocato, Crotti. Sono state dette molte cose, quindi adesso mi toccherà saltare un po' di palla in frasca. La prima cosa è mi ha fatto sorridere vedere la signora Brotto e il suo marito Rinaldo, l'ingegner Rinaldo, che è quello che ha fatto lo studio di fattibilità per l'idrovia, ed è uno studio assolutamente insufficiente. Tanto per darvi un'idea, per giustificare che un costo spaventoso, diciamo, dell'idrovia navigabile, l'ultimo servizio che abbiamo fatto, i due sì, che hanno parenti, prego. Per giustificare l'idea che l'idrovia navigabile non è una cosa attuabile,
e quindi è venuta fuori una cifra spaventosa, 586 milioni, è andato a prendere un'imbarcazione sovietica varata nel 1947, talmente grande e talmente grossa che bisogna sfasciare tutto quello che è stato fatto, per cui la cifra viene 586, e allora tu senti la gente in giro dire no, l'idrovia costa troppo. Questo per dire, siamo sempre nel circuito chiuso, per cui non riesce a uscire da queste persone. Come mai è stato dato l'incarico all'ingegner Rinaldo, che in qualche maniera è legato al consorzio Venezia Nuova e quindi alla Mantovani che voleva la camionale invece dell'idrovia? Insomma, sono tutte cose. Però io vorrei farmi una domanda, perché questa è una cosa che vorrei rivolgere ai presenti. È una domanda, immagino sia di tipo legale. Se ci sono stati dei mancati controlli da parte del magistrato Le Acque o di altri enti pubblici, tutto questo ha prodotto un danno all'erario, un danno allo Stato. Questo significa che ciò che è stato fatto, che è stato fatto come, opera, come avanzamento dell'opera, ha una sua illegittimità? E quindi, in quanto illegittimo, si può rifare? In teoria si può rifare. È una domanda, non ho la risposta. Si può rifare? Cioè, nel senso, quello che è stato fatto era illegittimo. Perché? Perché il controllore... Parlo del MOSE come di qualunque altra opera che è stata... No, magari faceva riferimento alle saldature lì, ma può essere, ma qualsiasi tipo di cosa che a un certo punto chi doveva controllare non ha controllato, ha prodotto un danno. Questo danno giustifica in ogni caso l'opera? Non c'è una illegittimità nel fatto che il controllore è venuto meno alla sua funzione? Sì, ma è un danno poi che non finisce là, perché... Se c'è uno scontro stradale e le macchine si rompono, uno paga e finisce là. Qui è un danno che prosegue nei prossimi anni, prima cosa. Seconda cosa, parliamo di mazzette, no? Se io vado a rubare e poi pago le mazzette, do una parte di questi soldi a qualcuno che tiene il sacco, allora questi soldi sono illeciti. Sì, ma io non sto parlando... Ma non è illecito solo il fatto che ho dato la mazzetta. Sì, ma io, la mia domanda era legata al discorso della illegittimità di ciò che non è stato fatto, perché il controllore è venuto meno al suo incarico, al suo impegno, e quindi ciò che è stato fatto è illegittimo anche questo? Se ho capito bene, nel senso che è stato fatto uno studio di fattibilità che viene... No, che no, non parlo della fattibilità, parlo può essere di qualsiasi cosa del MOSE, perché Cuccioletta non faceva il suo mestiere, si faceva fare i documenti dagli stessi ingegneri del consorzio Venezia Nuova. È una domanda, non lo so. Il lavoro materiale. Sì, perché a un certo punto era scorretto quello che è stato fatto. Ma è stato fatto scorretto perché non abbiamo la certezza che sia stato fatto in modo scorretto. Beh, insomma... Quindi lei cosa dire? Nel momento stesso in cui il controllore è venuto meno al suo compito, noi non sappiamo se la cosa era scorretta, però sappiamo che lui è venuto meno e quindi i suoi atti sono illegittimi. No, quello che ha firmato è illegittimo. Che non è un sillogismo. Ma come ha fatto a andare indietro, Crotti? Come ha fatto a Ma si sana il sanabile? Ma io, cioè, è una domanda, non lo so, mi sto chiedendo se ci sono spazi per cercare di risistemare le cose. Se crea, non è che rende illegittimo l'opera, rende semmai se c'è un vizio, ci saranno responsabilità in questo vizio dell'opera, certo. Sua, di chi ha agito con frode, con dolo, non so come. Se un medico quando opera una persona commette un errore e ti lascia la pinza dentro la pancia, bisogna rifare, bisogna anche e mandare in operazione un'altra volta la persona per togliere la pinza dalla pancia. Sì, ma bisogna vedere questo lo sappiamo, ahimè, se interroghiamo 10 tecnici e 5 ci dicono che va bene, 5 no, io non so la verità, che non dimentichiamoci che il MOSE non è un'opera che si è fatto già un'altra volta, è un'opera unica al mondo, quindi cioè, è difficile, io devo fidarmi di chi ne sa più di me, non sono in grado di giudicare se l'opera adesso con quelle cose lì, se quelle truffe del mancato controllo comportano che l'opera non sia funzionale oppure no. Andrà verificato quando entrerà in funzione veramente. Potrebbe essere l'opera migliore del mondo, anche come la peggiore, però sta di fatto che è un'opera
mastodontica e quando, come diceva giustamente il sindaco Elisa Venturini, che ha avuto grossi problemi tre anni fa, quattro anni fa, ormai sono passati quattro anni quasi con l'alluvione, cioè invece di andare a fare opere di questo tipo, io non sono né pro né contro Mose assolutamente, però dico il problema più grosso di questo Veneto è assolutamente quello dell'assetto idrogeologico, stiamo parlando di acqua e allora c'è la necessità che venga fatto un piano globale che riguarda tutti gli aspetti, semplicemente dell'acqua. Che... Certo. Vado in pubblicità. Però, poi... c'è una cosa, che non è detto che gli ingegneri siano pro, alcuni hanno fatto i loro calcoli e erano pro, altri invece erano contro. Certo. Ma quello che... perché ognuno imposta la propria teoria secondo un calcolo. No? E quindi ciascuno parte da punti diversi e quindi possono arrivare a conclusioni diverse. Ma poi invece c'è la prova, cioè c'è la simulazione. La simulazione non viene fatta e quando viene fatta per opera di altri, questa simulazione dice il Mose non regge la simulazione. E allora... perché un conto è fare i calcoli e creare un'aspettativa attraverso i numeri e quindi presuppone un margine di sicurezza, ma può essere il calcolo, può essere sbagliato. Ma quando io simulo e faccio un modellino e su questo modellino viene fuori che non è possibile farlo per tutta questa serie di motivi e soprattutto si parla di risonanza del modello, allora a questo punto ci si deve fermare, ci si deve interrogare e si deve dire andiamo avanti o non andiamo avanti. Perché ma chi è che doveva fare queste simulazioni? L'hanno fatto in Francia. Certo, ma sarà qualcuno di un Ministero dei Lavori Pubblici italiano? No, non l'hanno voluto fare. L'hanno voluto fare, allora ci sarà qualcuno che risponderà a queste cose qua? Vuol dire che c'era, o qualcuno gli ha impedito fare, cioè ancora peggio, vuol dire che c'era un dolo, e vuol dire, ma questo si sa, questo conferma il fatto che è un'opera combinata dall'inizio viziata dall'origine nella truffa. Beh, guardi, possiamo anche andare un po' a ritroso, basta vedere la ricostruzione fatta anche filmica, no? Sul Vajont, che però si avvicina molto alla verità. Cioè, dove erano quelli del ministero che dovevano controllare? Quando qualche geologo del magistrato che controllava l'opera ha detto non funziona così, lo hanno trasferito. No. In Italia, professore, le cose sono sempre andate così. Quando c'è qualcuno che rompe le scatole, viene preso e rimosso. Diventa lui il problema, scatole. Guardi, le posso fare un esempio anche personale? Io avevo mio padre che era viceprefetto della prefettura di Venezia. Nel 1979, stiamo parlando di qualche annetto fa, lui era stato nominato presidente della commissione di pubblico spettacolo, lavoro pubblico spettacolo. Lui andava con un poliziotto in giro per la provincia a controllare le discoteche, i cinema, eccetera, eccetera. E ha fatto chiudere più di qualche discoteca. Lei sa, mio padre, io mi resi conto perché mio padre non voleva il telefono a casa. Perché riceveva le telefonate di qualche ministro eccellente che doveva difendere i suoi amici a cui mio padre aveva chiuso le discoteche. Gli tolsero la delega a mio padre. Mio padre è ben contento, disse io non firmo cose che non sono da firmare, io la responsabilità non me la prendo se ci sono problemi eccetera. Sa quando gliela ridiedero? Gliela ridiedero immediatamente, gli dissero anche prendi la delega, fai tutto, chiudi tutto quello che vuoi. Dopo la strage del cinema Statuto, non so se se la ricorda, sì. 60 morti a Torino, sì. Trovarono il cinema con le catene alle porte di sicurezza, con le inferriate nei bagni, eccetera, con gente ammassata morta perché c'erano le cose. Siamo uno Stato dove i politici, qua noi siamo anche politica, però è un dato di fatto, si spera che si migliori. Che la politica purtroppo appena c'ha un interesse tende a difendere l'interesse e questo è grave perché invece bisognerebbe dare ascolto ai tecnici che più di qualche volta l'hanno vista giusta e hanno fatto anche il loro onesto lavoro. Per quanto riguarda il Vajont la cosa è diversa perché i geologi non videro mai neanche la diga e neanche l'area. Fu
fu portato qui a Padova un resoconto, il geologo responsabile lo firmò e la cosa andò così. Non fecero mai i calcoli esatti di quello che stavano facendo. E comunque la simulazione nel caso del Vajont venne fatta con la terra, i sassi presi dal Piave e non quelli presi dal Monte Top. Per dire che era comunque anche lì combinato. No, ma lì, lì il problema è molto semplice. È stata una slavina. Cioè il materiale che faceva parte, quello che è sceso poi dentro al bacino, sostanzialmente si era accumulato attraverso secoli, attraverso millenni, e quando ha fatto salire l'acqua del bacino, no, si infiltrò perché sotto c'era roccia liscia e tutto questo sedimento si sollevò, l'acqua passò sotto e il danno avvenne quando abbassarono il livello dell'acqua. Perché se lasciavano il livello dell'acqua alto non sarebbe successo niente. Quando ha abbassato il livello dell'acqua, allora l'acqua tirò dietro anche la terra e venne questa slavina ma dentro il bacino. Ma si sapeva, professore, di questo? Come? Si sapeva che... Temevano, sì, sì, temevano. Che la collina poteva franare, insomma. Temevano. Il problema era, siccome c'era la nazionalizzazione dell'energia elettrica, tutte le aziende conferivano allo Stato la produzione di energia elettrica e il bacino del Vajont era stato fatto per questo e quindi tutti correvano per poter prendere più soldi possibili. Sì, però mi scusi, professore, sì. Temere prima, guarda caso, di un disastro del genere, temevano ma hanno firmato i contratti e dopo è successo il danno quando, quando è diventata una cosa pubblica perché la società che quella volta ha preso i soldi la società privata che aveva costruito la diga la Save. Ha incassato prima della disgrazia. Allora dico, noi tecnici, il ministero, il politico dov'era? Il politico era a fare i suoi interessucci come interessucci, i grandi interessi come stanno facendo adesso. È un con po', po' peggio di quello che dice lei. Quella diga fu inserita nella fase di nazionalizzazione, sì. Ma non era stata pagata. Poteva essere pagata solo dopo il collaudo, perché non era stata collaudata? Allora dice facciamo il collaudo, riempiamo, svuotiamo e poi gliela lasciamo allo Stato che s'arrangi, sono affari suoi. Ormai l'ha comprata. Dopo il disastro l'hanno pagata comunque. E il MOSE è uguale? Adesso viene fuori che bisogna finirlo, perché l'importante è finirlo. E mancano ancora 1,5 miliardi. Pari al costo di un MOSE che funziona. Meno. Ecco. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi passeremo alle telefonate, perché la regia mi dice che ci sono molte telefonate. Passeremo alle telefonate, faremo un ragionamento finale sul MOSE, poi andiamo a parlare dell'idrovia. Rimanete con noi, tra poco.